La testata giornalistica Domani Press ha compiuto 7 anni e noi volevamo celebrare questo importante traguardo attraverso un'operazione artistica moderna, capace di abbracciare l'arte, la cultura e lo spettacolo che con impegno ed edizione divulghiamo all'interno delle nostre rubriche. E il titolo del brano Solo Good Vibes nasce appunto da un claim che già esprime proprio da queste semplici parole la passione e la voglia di guardare al futuro con grande ottimismo. L'incontro con Bigalo, il rapper che ha partecipato alla composizione del brano, è stato del tutto fortuito e abbiamo subito capito però che c'era un bel dialogo appena siamo entrati in studio di registrazione e si è creata subito la giusta connessione, la giusta alchimia, e quindi è sempre molto piacevole lavorare quando accade questo tipo di dinamica, ecco. Abbiamo scelto un giovane rapper ovviamente perché in un momento di crisi come questo, soprattutto per gli emergenti, era giusto dare una chance e dare una mano anche in questo senso. Beh, in questo laboratorio comunicativo ho imparato molti dettagli che da giornalista sono sicuramente utili per la recensione di album o di lavori discografici più in generale. E sicuramente dalla creazione da zero di un pezzo si imparano molte cose. Ci sono una serie di passaggi fondamentali che spesso sfuggono agli addetti ai lavori e questi passaggi fondamentali ovviamente sono poi tutti quanti degli elementi che riesci a riconoscere anche negli altri una volta che poi li hai sperimentati sulla tua pelle. La copertina raffigura un emoticon che sorride in un mare magnum di stelle, poi sono le stelle che ospitiamo ovviamente settimanalmente nel salotto di Domani Press. Nel prossimo futuro dovete aspettarvi tanti contenuti inediti e ovviamente diverse rubriche interessanti. Seguiteci, continuate a seguirci su www.domanipress.it, sul nostro podcast disponibile su tutte quante le piattaforme di streaming e ovviamente salvate e ascoltate Solo Good Vibes. A presto!